davanti a 50 anni ti ritrovi per la prima volta a chiedere il pacco alimentare. La prima volta, dici? Sì, perché ho perso il lavoro l'anno scorso e lavoravo in albergo. A causa del Covid? A causa del Covid. Quindi è dall'anno scorso che mi rivolgo a questa associazione. Vivere a Gioia è un'associazione di volontariato costituita nel 2004 per aiutare le famiglie più in difficoltà con gli aiuti del pacco alimentare. Prima l'italiano. C'è stata un'escalation dopo l'inizio della pandemia? Sì, letteralmente noi abbiamo raddoppiato e anche di più. Noi fino a febbraio del 2020 avevamo circa 100 famiglie. Durante la pandemia, nel mese di marzo-aprile, 4.000 pacchi consegnati nel giro di 2 mesi. Molte di quelle famiglie sono rimasti poi i nostri utenti, se così possiamo dire, famiglie che noi abbiamo continuato ad aiutare, ancora oggi le stiamo aiutando. Che effetto fa 50 anni venire a fare la fila per la cassetta alimentare? È umiliante. Umiliante. È umiliante. Ma pur di vivere serve tutto. Ringraziamo loro tantissimo. Il sogno tuo, Travaglio, di chiudere 60 milioni di italiani di domiciliare, lo hai realizzato? Perché rompere il sogno di quest'uomo adesso? Troppo presto, dice, troppo presto. Lo dice l'Hopkins University. Al nord Italia i morti di Covid sono il doppio della media dell'Unione Europea. Quindi restiamo tutti ai domiciliari per 5-10 anni. Io penso che, insomma, neanche per rapina con scasso uno si fa 3 anni di domiciliare, però per Travaglio bisogna stare sempre tutti in galera. E giusto per dimostrare che stiamo vivendo dentro un clima simile agli anni 20, succedono le stesse cose sia in Italia che in Germania. Ecco, guardate un po' che cosa succede. Ecco, ancora troppi contagi ai Länder tedeschi, il freno di emergenza. La legge cancelliera decide per la linea dura, quindi l'asse Roma-Berlino che abbiamo già conosciuto, diciamo, nel secolo scorso si ripresenta adesso però sotto forma, ecco, non in camicia nera ma dietro il camice bianco dei medici. Tante cose devo fare. Non andate a galazzare la domenica mattina sul lungomare, ci siamo divertiti, vi siete divertiti, sfrenate, magnate, pizze, ristoranti, vabbè, buono. Siamo in zona arancione e se non stiamo attenti fra poco andiamo in zona rossa. Purtroppo è matematico, ve l'avevo detto, nelle piazze e nelle strade la metà stiamo senza mascherine, siamo perduti. Il dovere di guardare sempre con fiducia al futuro, noi siamo un paese che deve arrivare prima con la testa contro il muro, prima di capire la gravità dei problemi. Prima che venga domani. Mondiale questa, ed è una guerra che si sta giocando con armi batteriologiche, stanno già immaginando la ricostruzione post bellica, ed è questa, eccola qui, Biden è l'ambientalista, gli USA dimezzeranno le emissioni entro il 2030, summit con 40 leader, Draghi dice che è una lotta storica e si inaugura la gara del taglio
Ecco, questi fanno la gara a chi taglia di più, chi taglia di più. Una volta si faceva al contrario. Dice, è il giorno delle promesse. Dice, comincia Biden aprendo in videoconferenza il Leaders Summit on Climate. Gli Stati Uniti si impegnano a tagliare le emissioni almeno del 52%, un'inversione totale rispetto all'indifferenza ambientale di Trump. Ecco, riscaldamento globale, si muore di freddo pure ad aprile, però questi parlano sempre del riscaldamento globale. E se lei già sta dormendo. La guerra civile spacca in due la Libia, quello che per il governo era un porto sicuro per i profughi diventa due porti sicuri. Io non posso ridere. L'Europa è fallita come un locale che ha le cameriere con la seconda di reggiseno. Che non è un parametro. Al management mancano le basi. Allora, secondo lei ci vorrebbero persone. E infatti guarda, hai visto Erdogan? L'ho visto, come certo. Ha trattato la Ursula Borderline. Non è Borderline. Non ci ha dato nemmeno una sedia. Ma, infatti, ma tu commissario europeo mi ci devi mettere una figa del calibro di una Diletta Liotta. No. Di una Leo e hai idea. Modo che al risveglio. Infatti a me essere stronzi non è un reato. Cioè, se poi certo sei uno stronzo mafioso che arriva ancora c'è peggio. C'è gente che è stronza in maniera talmente cioè, che sarebbe da configurare come reato, però vediamo come reagisce. Non mi posso più scordare.